GG ragazzi e bentornati sul canale di The Game Show. Mamma mia cosa ho voluto portare oggi sul mio canale ragazzi. Madonna santa. Il gioco di Holly e Benji, dove le partite sono cose fuori dal normale. Tiri della tigre, tiri del falco, contrasti assurdi. Cioè io mi ricordo quando seguivo tutte le puntate di questa, di questi personaggi, di questi manga. Madonna mia, sono senza parole. Poi colonne sonore che fanno venire i brividi. Cioè, guarda qua, non dico cavolate, i brividi, porca miseria. Ma se pompa ragazzi, se pompa questo gioco. Allora, qua abbiamo diverse, fammi vedere, il viaggio versus online, addirittura allenamento, modifica definitiva, collezione opzioni. Allora io vado subito su viaggio perché io voglio farlo e sostanzialmente siamo voi questo gioco, non mi interessa, ancora non ci ho messo mani se non in un mini tutorial che ci ho capito ben poco, ma io voglio giocarlo con voi ragazzi, assolutamente una bestia. Poi guardiamo, c'è Oliver Hutton girato di schiena con quel bel 10 stampato lì, che dice dai forza Tony, dai Tony, o The Game, chiamati come cavolo vuoi, ma giochiamo, giochiamo. Allora il viaggio, cerchiamo di scoprire insieme. Ops, cos'è il viaggio? È una modalità giocatore singolo che ti permette di vivere due storie diverse. Potrà seguirti su base durante l'emozionante torneo nazionale delle scuole medie in episodio Tsubasa, o allenare il tuo calciatore personale in episodio New Hero. Allora fai avanti, vediamo un attimino. Avanti. Allora, in entrambi gli episodi postazioni di incontro non sono ottimizzate per la storia, quindi non puoi modificare. Episodio Tsubasa è pensato per far imparare le basi ai nuovi giocatori, cioè come me. Mentre l'episodio New Hero Fantastico è consigliato a chi ha già esperienza nel gioco. Allora, noi faremo episodio Tsubasa, perché caspita, è la new team, ragazzi. Ma porca miseria, ma io ho paura a prendere anche il joystick in mano. Vai, sì, vai! Episodio Yuki Morisaki. No, Yuzo Morisaki, portiere della Nankatsu, che adora il calcio. La sua arma migliore è il coraggio con cui affronta ogni tiro. Benissimo. Allora, se a me mi capita Oliver Hutton, ed eccolo qua, ti tiro un carciofo che vedi. E quindi bene, abbiamo finito con gli scatti da 50 metri. Vai, vai tu Tsubasa, Oliver Hutton. Bellissimo, vai. Grande Mamoru Izawa. Chi non conosce? Sì, Mamoru Izawa. Oh Bruce, cos'è questo mortorio? Forza, tirare fuori più energia. Hai ragione Bruce. Sì. Madonna mia, c'è anche Mello lì. Ma ragazzi, è incredibile che siamo già arrivati alle nazionali estive. Eh sì, sono arrivato mi. Benissimo, attaccante. Bravo. Tappei Kisugi. No, non era Mello. Che dico? Mello era la Muppet con Mark Lander. Sì, o un altro che non mi ricordo bene come si chiamava, ma anche lui era una sorta di protagonista. Una sorta però di protagonista. Che a volte non era male, eh? Sarebbe bello finire la scuola imbattuti. Dai che ce la mettiamo tutta. Andiamo ragazzi. Portiere, dai, ci sta mostrando tutta la squadra della new team. Penso sia la new team. Penso di sì. Vabbè, chiamiamo la new team. Ah, la mitica tifosa, ma come sei cresciuta, Sanae. Sanae Nakazawa. State facendo un ottimo lavoro, grazie. Bravissima. Avete sudato parecchio. Eccovi degli asciugamani. Bruce, e ciapa l'asciugamano, grazie. Grazie. Hai qualcosa di diverso, Nakazawa? Già, alle elementari facevi sempre un tifo sfrenato per la squadra. Che fine ha fatto tutta quell'energia? Adesso è fin troppo educata e femminile. E c'ha ragione. Andava sugli spalti, sventolava quelle bandiere qua e là, che faceva più bordello lei che tutti i tifosi. Anzi, tutti i tifosi dello stadio gli dicevano a lei: ma stai zitto un attimino, se no nessuno sente noi. Figuratevi.
Eccoti un asciugamano, Tsubasa. Caro mio Oliver Hutton, grazie. Asciugamano nuovo, l'unico l'ha dato ad Oliver. Beh, è sempre stata innamorata di Oliver Hutton. Dai, non prendiamoci per i fondelli. Bravo Bruce, anche tu lo vuoi l'asciugamano nuovo. Hai assolutamente ragione. Piantala, 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 pianta. Bruce. Aia, gli ha tirato uno schiaffettone. Ehi, Tsubasa. È arrivato l'anziano. Furuoya. È arrivato Katagiri. Bene. Cosa? Il signor Katagiri? Alla miseria. Addirittura il signor Katagiri qui è venuto nel gioco di Ollie e Benji. Ma che bello. Ti sta aspettando laggiù. Vai a salutarlo per piacere. Allora, ok. E noi adesso andiamo a salutarlo, questo personaggio. Dov'è? 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 Dove si trova? Dov'è? Dov'è? Chi sarebbe questo Katagiri, appunto? Ma chi cazzo è? Ma chi è? È dell'associazione calcistica giapponese. Si è interessato alla capacità di Tsubasa fin da quando era bambino. Tsubasa gli deve molto. Eh beh, lo paga lui, mica gli devo io qualcosa. Bravo Bruce, hai ragione. Wow. Eccolo qua, l'occhialone. Mi ricordo di lui. Aveva sempre gli occhiali da sole in faccia. Allora, salve signor Katagiri. Eccolo là. Vedi? Vedi che non mi sbaglio? Vedo che ti stai impegnando molto, Tsubasa. Grazie. Se sono venuto a dirti che ho mandato un video delle tue partite ad alcuni professionisti in Brasile. Davvero? E com'è andata? Ho ricevuto risposte da diverse squadre. Hai catturato la loro attenzione. Non riuscivano a credere che avessi solo 14 anni. Questo vuol dire che potrò andare in Brasile subito dopo aver finito le scuole medie. Sì. Tuttavia si tratta di professionisti, non ti inganneranno subito. Ah, non ti ingaggeranno subito. Ignorante The Game, sei un ignorantone. Non tutti saranno felici del tuo trasferimento. Devi essere preparato anche a questo. Beh, direi, dopo 14 anni di bestemmie insieme, è normale che se te ne vai, ti legnano, caro il mio Oliver Hutton. Il mentore di Tsubasa è Roberto Ongo, il centro avanti della nazionale brasiliana. Vabbè, è tornato in Brasile quando Tsubasa ha terminato le elementari. Ma le circostanze non gli hanno permesso di portarlo con sé. Però Tsubasa ha sfruttato questa delusione per raggiungere nuove vette e ora è già due volte campione del torneo nazionale delle scuole medie. Le sue capacità sono già molto superiori a quelle di molti calciatori del liceo. Signor Katagiri. Scusa, ero un po' sovrapensiero. Beh, per oggi è tutto. Ci vediamo. Cosa? Ma è appena arrivato? Sono molto impegnato. Sai, mi aspetta un viaggio lungo tutto il paese. Alla miseria! Dimmi che procuratore è questo! Ma porca miseria! Comunque sia, per ora voglio che ti concentri solo sul campionato nazionale. Il Brasile aspetterà, Oliver. Non avere fretta, Oliver Hutton. Aspetterà il Brasile lì. Ricevuto. Hai! Devi vincere, Tsubasa. Porca miseria, che io ho scommesso milioni di euro su di te, corrompendo tutti, quelli della SNAI e quant'altro. Certo, vincerò. Non ho altra scelta se voglio diventare campione per la terza volta. È ovvio. Bravissimo, Tsubasa. Dimostra la tua superiorità vincendo il tuo terzo campionato. Anzi, quattro ne voglio, se continuiamo anche le elementari. E se vinci il quarto? Ne voglio 10, perché io voglio la scusa.
bambino mandarti in Brasile, caro mio Oliver Hutt. Ancora non hai capito quanto io sono fetente. Porca miseria, poi ti faremo volare in Brasile. Sì, dove entrerai sicuramente nell'Olimpo del calcio. Vabbè, rivoluzioneremo il calcio giapponese e sarai tu, Tsubasa, a guidarci in questa impresa. Oh, madonna! Vabbè, e infine potremo far avverare il nostro sogno, cioè lui vuole i soldi. Capito? Questo vuole i soldi. Il suo sogno non è Oliver Hutton che va a giocare in Giappone, cari miei. Questi vogliono i soldi. Vabbè, andiamo. Vincere la Coppa del Mondo. Stiazzi, il Giappone che vince la Coppa del Mondo. Ma guarda, qualche dubbiettino ce l'ho, però qui può accadere di tutto, ragazzi. Beh, ci vediamo. Dai, levati dalle bananas, perché io voglio giocare, però. Già finito di parlare? Sì. Bene, allora iniziamo la partita di allenamento. Sì, allez. Dai, una partita di allenamento. Vediamo com'è. Fine primo tempo, riposo ragazzi. Allora, io voglio farmi una benedetta partita. Adoro queste animazioni, vorrei che ce ne fossero un'infinità. Pronto per la partita di riscaldamento? Costui ha già finito il primo tempo. Avete passato l'ultimo anno a dormire e non siete migliorati per niente. Chi è che parla? Chi è che parla? Eh? Chi è? Nani? Eh? Cosa? Chi è? Ma tu? Chi? Chi è? Ma chi è? Dai, non voglio... Non ditemi che ancora la polizia di GTA anche qui, perché... No! Non lo accetto! Oddio santo! È uno dei miei più grandi idoli di questa serie, ragazzi! Mark Landers! Allora, io adoro! Chi adoro? Capitan Tsubasa, che è Oliver Hutton. Ozora, vabbè, che è Mark Landers. Il portiere Benji Price e il mitico portiere Ed Warner. Poi tutti gli altri, sì, questo e quant'altro. Mi piacevano un bordello, ma loro quattro. Non sapevo chi fosse il mio preferito. Poi ho fatto una carriera calcistica da portiere. E più che Benji, mi piaceva la grinta e il modo di fare di Ed Warner. Ok, che ci fai qui? Bruce, fatti i cavolacci tuoi, che se questo ti tira un tiro della tigre in faccia, i capelli te li allunga lui. Sai com'è? Ero da queste parti e ho pensato di passare a farvi un saluto. Sono qui per lanciarvi una sfida zucca vuota. Però, caro il mio idolo Mark Lander, tu non puoi dire a loro che non sono migliorati per niente quando è da due anni che vincono il campionato. Con questo cosa voglio dire? Che se hanno vinto il campionato, t'han fatto inchilisci. Ok, così anche a te. Per cui stai zitto e continua. Ma quest'anno andrà diversamente. Oh, la miseria, quest'anno andrà diversamente, dice lui. Ora abbiamo Wakajimazu, il portiere numero uno, che sarebbe appunto Ed Warner, ma anche il livello del resto della squadra è aumentato parecchio. Vediamo. In più potremo contare anche sul mio compagno delle elementari, che sarebbe Mello secondo me. Con lui la To ha una marcia in più. Ma ovviamente quello che conta non avere i migliori giocatori, ma il miglior spirito di squadra, e tu non ce l'hai, il mio caro mio idolo Mark Lander, perché tu hai, sei un po' come Cristiano Ronaldo, guardi i cazzi tuoi, hai capito? Però a me piace tanto, perché a me piacciono queste persone determinate. Quest'anno la Nankatsu non ha speranze, il titolo nazionale sarà nostro. Vabbè, non perderemo mai contro di te, Hyuga. Lancaster conquisterà il suo terzo campionato, vedrai. Sì, proprio così. E poi ormai dovreste esservi abituati a finire sempre secondi. Appunto, primi ci siamo noi. Non riesco a crederci. Il solo pensiero è che parteciperete alle nazionali. Ma dai il volta stomaco.
In tutta sincerità, mi vergogno di aver giocato con voi due nella squadra della Nankatsu. Non ho detto una parolaccia, si chiama proprio così, alle elementari. Chi ha parlato? E mo? Chi è? Tu! Pistolino, che non sei altro che allacciavi le scarpette a Oliver Hutton quando eravate bambini e mo ci hai tradito. Ma... oh signor, ma cosa è successo in tutti questi anni? Sono... che sorpresa, non ci vediamo dalle elementari. Come ve la passate? Non prendete tanta confidenza, anche se in passato abbiamo giocato nella stessa squadra, stavolta vi faremo fuori. Ripetilo se hai coraggio. Oh, io mi sto stancando a leggere i vostri sottotitoli. Vogliamo giocare o no? Porca miseria, non sarà la To a interrompere la vostra serie di vittorie. Ci penserà la scuola Otomo. Ae, ae, ae. Qua anche le pulci hanno la tosse. Vabbè, cosa? State scherzando? Ricordo benissimo come giocate. Se pensate di battere la Nankatsu, siete solo degli illusi. La Nankatsu. È vero, Mark Lander, difendi un po' la squadra di Oliver Hutton. Molto bene, allora che ne dite di una piccola dimostrazione? Nitta! Nitta! Fatti sotto, Tsubasa! Ozo, cos'è quel dentino di fuori? Vai dal dentista con la forbice, taglialo, che sei brutto. Porca miseria. Cos'è? Dai, avanza. Perché sono così nervoso? Tsubasa, avanti, prova a non farti prendere a non farti prendere la palla. Per favore. Cos'è che fanno quegli idioti? Avanza! Vabbè, Oliver, non eri pronto, cioè dai, ma non scherziamo, hanno rubato la palla a Tsubasa, ma per favore, capisco che fossero in quattro, però stiamo parlando di Oliver Hutton. Oh! Nitta te, ma smettila, per favore. Ricevuto. Prendi questo, il mio tiro da falcone. Del falcone. Vabbè. Mamma mia, che legnata. Ma cosa? Quel tiro era eccezionale. E le pupille nere dove sono andate a finire? Ora siete convinti? Ecco la potenza dell'Otomo. Sì. Le nazionali di quest'anno saranno nostre. Certo. Preparati, Tsubasa. Non avrai più quella espressione compiaciuta quando vi elimineremo dal torneo della prefettura. Va bene. Cerca solo di non perdere prima della finale, ok? In bocca al lupo, in bocca al lupo. Oliver Hutton. Venite, venite. Mark Lander, pigliali a calci, ti prego. Ah, lo stesso vale per te. Mark Landers. Sì. Aspetta, risparmiati le frasi a effetto per quando sarai diventato il migliore del Giappone, almeno per una volta. Come me. È arrivato il bello di turno. Cosa? Mark, ma tirigli un ceffone, dai! Sì, riferisci il messaggio anche al tuo caro allievo Takeshi Sawada, capito? Ricordagli di come l'ho umiliato alle nazionali della scuola elementari. Dai, una partita, vi prego, una partita. Le vostre menate fatevele quando non ci sono io, per favore. Forza, torniamo a scuola, bravi. Io voglio giocare una cavolo di partita e mi trovo sempre in mezzo a risse. Non ne posso più. Forza, tornate a scuola. Sì, dai, via. Fatemi fare una partita. Porca miseria, tornate all'Otomo. Non ditemi che siete venuti qui correndo. Saranno almeno 30 chilometri. Qual è il problema? Corriamo sempre così tanto. Il buffone. Sempre?
Ci vediamo falliti. Va bene. Dai, alla prossima. Alla prossima. Tsubasa Ozora. È lì così che pensa. E lì che pensa? Koizo Yugawa pensa. Sarà meglio che rientri anch'io. Devo vedere una persona. A presto. Sono preoccupati però i due potenti. Sono molto più veloci di quanto ricordassi. Urabe non mentiva, dicendo che corrono così tanto ogni singolo giorno. E poi quel tiro di Nitta, quando l'ho bloccato mi ha interpidito la gamba. È la miseria. È un po' come lo scontro con Hyuga all'elementare. Chissà se il torneo di quest'anno si preannuncia molto agguerrito. Ma chi lo sa? Ma no, se non ci fai giocare, non lo scopriremo mai, caro il mio liberato, mai! Non farti impressionare, Tsubasa. Ricordati che in passato hanno vinto solo perché c'eravamo noi e il resto della... Ricordati che in passato hanno vinto solo perché c'eravamo noi e il resto della... perché oggi chi siete? Non ho capito. Ti hanno preso la palla solo perché erano in quattro. Giusto, Tsubasa. È preoccupato, lo vogliono incoraggiare, ma Tsubasa gli puzza qualcosa. E deve capire se sono le scarpe di Bruce o le mutande di quell'altro. Ok, penso per il secondo tempo della partita di allenamento cambieremo la squadra. Io giocherò con i ragazzi del primo, del secondo anno, contro tutti gli altri. Che significa? Fate come vi ho detto, iniziamo. Dai, è una mezza partita. Avviare tutorial basi del dribbling contrasto. No, l'ho già fatto prima. Perché sì? No. No, l'ho già fatto prima, scusami. Me l'hai fatto fare mezz'ora fa. Usa gestire squadre per cambiare il cambio formazione tattica che puoi effettuare nella modalità spogliatoia avanti. Dal menu gestisci squadre, puoi cambiare formazione iniziale, le posizioni e altro, anche se puoi assegnare ai giocatori delle posizioni diverse da quelle per cui sono più portati, così facendo la loro velocità di recupero spirito si riduce. Tieni sempre a mente le caratteristiche di ogni giocatore quando ne decidi la posizione. Ok, ho capito. Ok, un amichevole. Com'è? Dov'è? No. Qua, inizia. Iniziare l'incontro, beh, direi. Dopo mezz'ora di rotture di bananes, di risse inconsapevoli della mia presenza. Finalmente giochiamo con questa colonna sonora che ci porterà in un viaggio meraviglioso in mezzo a un universo di stelle calcistiche, ragazzi, di campi di calcio infiniti costruiti su una collina come furono costruiti nel loro passato, nei loro episodi. Detto questo, esegui passaggio corti con A. Un passaggio corto fa arrivare la palla a un compagno vicino a te ne fa prendere il controllo. Va bene, non mi piace come è stato scritto. Andiamo, calcio d'inizio. Ma dov'è Oliver Hutton? Premi B per il passaggio lungo, sì. Sì, bravo, ignorante. Eccolo là, il passaggio lungo. Andiamo. Corri. Guarda qua. Corri. Passala. Prova il tiro. Cannonata. Sì, aspetta, vabbè. Dai. Move us. La prendiamo noi. Ma Oliver Hutton dovrebbe... Eccolo Tsubasa. Eccolo qua. Corri Tsubasa. Vai. Vai, spara sto tiro della tigre. Porca miseria. No, era il tiro del falco, ma non era assolutamente questo, perché mi manca ancora energia per svilupparlo. Dai. Vai. Dai, passaggio lungo. Bello il passaggio lungo. Bravo. Dai, correre. Pigliagli sta palla, che qui non esistono arbitri e falli in questo bellissimo gioco. Grande.
Dai, Kazuma, vai, eccolo qua. Dov'è? Cerchiamo tutti Oliver Hutton. Eccolo. Ma ce l'ho il tiro della tigre? Le mi ha pronto il tiro della tigre? Scatta, scatta. Scatta, Oliver. Scatta, scatta. No, non è ancora pronto il tiro della tigre. Proviamo un passaggio per non fare figuracce. Un attimino, corre. Ma vabbè. Ma svegliatevi, porca miseria. Dai, dai, dai. Dai, dai. Bello sto fallo laterale. Complidendi. Allora, quando il giocatore fa finire la palla oltre la propria linea del fondo campo, gli avversari la rimettono in gioco dall'angolo, calciando la palla con B o A. Benissimo. Allora, B. Vai, vai, Tsubasa. Bene. Vai, vai. Vai in angolo. No, RB. Bello, bello. Vai, vai, spara, spara. Cos'è? Porca miseria la parata. Mette a segno un passaggio lungo. Ho capito. Ma l'ho già fatto prima. Va bene, faremo un altro. Dai, vuole il passaggio lungo. Ce l'ho. Eccolo qua. Premi Y per eseguire un passaggio filtrante. Ah, bello, bello. Questo è interessante, sì. Ecco. Vai, passaggio filtrante. Eccolo. Allora, attiva la zona V premendo LT. Quando il calciatore della zona V possiede la palla... Va bene. Proviamo LT. Zona V. Lo spirito di squadra, lo spirito del portiere si ripristina quando l'avversario riesce a segnare. È tra un tempo e l'altro. Bene. A. A. Spara. Ma che cavolo fai? Devo fare A. E vabbè. A Tsubasa al tiro del falco, ragazzi. Siamo pronti. Vai. No, dov'è? Akira. Akira. Oliver. Vai tu, Oliver Hutton. Ma qualcuno fermi questi cialtroni, perché Oliver Hutton ha pronto il tiro del falco. Dai, dov'è Oliver? Dove sei? Dov'è? Eccolo. Eccolo. Arrivo, arrivo, arrivo. Arrivo, calmo. Dov'è l'X? Aspetta, dribbliamo questo. Via. Anche questo. Via, scatta. Vai, Oliver Hutton. Tiro della tigre. No, del falco. Cos'è? No. Cos'è che hanno fatto? No, non era il tiro del falco. Ma bello. Ah, bello. A palla rubata. Ma pensa a te, una fucilata del genere. Non era il tiro del falco, ma era una legnata pazzesca, ragazzi. Avanzo. Avrebbe parato quel tiro senza neanche muoversi. Ha ragione. Ha ragione. Ha assolutamente ragione. Oliver Hutton, cosa che stai facendo? Che ti prende, Tsubasa? Diccelo. Sì, perché improvvisamente sei diventato così acido. Stai ancora pensando a quello che è successo con Urabe? Sono stato imprudente. Non volevo farlo, ma mi sono abituato a vincere. Non ho iniziato a pensare che per noi vincere fosse automatico. Ma quello che ho appena visto mi ha fatto capire che non è vero. Sono stato accecato dalla mia arroganza. Uomo saggio, Hutton. Urabe non è l'unico di cui ci dobbiamo preoccupare. Tutte le squadre sono migliorate e tutte sono intenzionate a sconfiggerci. So bene che ci siamo impegnati tantissimo per vincere anche quest'anno. Ma se diventiamo presuntuosi e iniziamo a pensare di aver già vinto, faremo una brutta fine. Bravo, Oliver Hutton. Bravo, bravo. È questo che ti preoccupa? Direi assolutamente di sì. Va bene, allora che facciamo adesso? Hai ragione, Tsubasa. Forse siamo davvero diventati troppo sicuri di noi. Io l'ho sempre detto, ragazzi. Dobbiamo giocare di squadra. Non dobbiamo essere sicuri di noi di vincere così. Anche le altre persone fanno sacrifici. Cercano di allenarsi tutti i santissimi giorni per vincere una partita, che sia un torneo, che sia una semplice partita. Ragazzi, da capitano ve lo dico col cuore, guardatemi così negli occhi. Fuori Zebedei, abbiamo vinto due campionati, ma nulla toglie che dobbiamo continuare a fare sacrifici, ragazzi. Non fatemi emozionare così. Dobbiamo fare sacrifici ancora, va bene, fratelli miei? Ok. Bravissimo, mi hai ascoltato, Zanna da coniglio.
Già, è l'unico rimedio è allenarci ancora di più. Tsubasa, tu dici solo quello che noi dobbiamo fare e noi ti seguiremo. Certo. Esatto, siamo la Nankatsu. Sto nome non l'ho scritto io. Ragazzi, molto bene, conquistiamo il nostro terzo campionato. Va bene. E per farlo dovremo dare il meglio. Sì, sì. Vai. Ok, vediamo un attimino. Prossimo incontro. Per la verità, ne abbiamo fatto metà in non so quanto tempo. Prossimo incontro. Allora, vediamo. Vuoi avanzare nel prossimo incontro? Ma non lo so, perché poi secondo me questo video diventa troppo lungo. E allora, io mi fermerei qui. Diciamo che questo è stato un po' un'introduzione di questo gioco nel nostro bellissimo canale. Per cui la seconda puntata sarà che andremo appunto avanti con gli eventuali incontri. Signori miei, torniamo al menu principale. E cosa dire? Questo gioco, porca miseria, si presenta davvero bene. Certo, c'è molto parlato, ma alla fine è giustificata dal fatto che è una serie animata, deve essere così. Poi avremo assolutamente modo di fare tantissime partite, però bisogna capire che questo gioco ha una storia importante e questa storia si deve capire, si deve vedere, si deve sentire, ragazzi miei. E sono veramente felicissimo di aver portato su questo canale un gioco del genere. Porca vacca, lo volevo da tanto. Intanto abbiamo sbloccato la collezione. Cos'è? Guardiamo un attimo insieme. Allora, le sfide, cos'è? 100 punti? Cos'è? Retro, hai ricevuto le seguenti ricompense. Ah, ok. Ah, ci sono molte ricompense sbloccabili dalle eventuali e varie sfide. Che va benissimo. Con calma scoprirò anche questo. La musica, cosa abbiamo? Ah, qua ci sono le varie canzoni che una persona può ascoltare, le varie musiche. Ce n'è una meravigliosa che io l'ho sempre portata nel cuore, che ancora non è sbloccata. Vabbè, quando la sbloccheremo l'ascolteremo tutti insieme. Allora, fratelli, detto questo, io vi ho già detto cosa penso di questo gioco meraviglioso. Fatemi sapere se questa serie vi piace, ma penso proprio di sì, perché se no prenderete tanti di quei calci da me, belli miei, che non vi dico, perché io questo gioco ce l'ho nel cuore, ragazzi. Va bene, allora è arrivato il momento dei saluti. Se questo video, fratellini miei cuccioli, vi è piaciuto, mettete un bel pollice in alto, iscrivetevi al canale perché è importante, attivate la campanellina e ciao!